Amici di Android Blog, siamo alla presentazione italiana di HTC One M8, potete vedere il confronto con One M7 di generazione scorsa, ve lo avviciniamo per vedere quali sono le dimensioni sia a livello di spessore che a livello di usabilità generale. Vi faccio vedere anche le differenze a livello di scocca, sempre molto bella con questo alluminio. E concentriamoci adesso sul nuovo modello. Andiamo a vedere come la Sense 6.0 sia cambiata, è diventata fondamentalmente sempre pratica nell'utilizzo, ma più colorata e più user friendly. E vediamo la schermata del nuovo Blink Feed, e già che ci siamo, se riusciamo ad entrare nelle impostazioni del terminale, andiamo a vedere le varie informazioni che riusciamo a reperire. Ad esempio, le informazioni del software ci svelano che la versione Android è la 4.4.2, l'ultima disponibile, come già detta versione Sense 6.0. E qua possiamo vedere tra l'altro come è organizzato il menu. Devo dire, e lo stile grafico è davvero minimale, ma anche molto chiaro all'interpretazione. Qui il menu di HTC con il classico scrolling verticale, e qui le impostazioni che riguardano il drawer. Andiamo a vedere la home, come comunque gira davvero fluidamente. Vediamo se riusciamo a fare un nuovo messaggio. Vi faccio vedere anche la tastiera. Adesso ho scritto sul destinatario, ma comunque si vede che la tastiera è davvero reattiva e anche accattivante graficamente. E passiamo al browser, che purtroppo è connesso in tethering wifi con un nostro terminale, ma già così possiamo vedere. Ecco, adesso ci ha subito dato una smentita in diretta, ma comunque nelle prove precedenti al video abbiamo visto che la navigazione risulta fluida e con il classico rimpaginamento di HTC che ha reso comunque celebre questo browser a livello di utilizzo già con il suo predecessore. E per quanto riguarda la fotocamera, la camera doppia camera che consente una messa a fuoco di punti focali diversi, sia il primo piano che il secondo piano, per creare un'immagine totale che permette elaborazioni grafiche davvero notevoli, e che andremo a vedere ovviamente quando avremo un terminale in prova molto più nel dettaglio. Qua risulta impossibile esplorare tutto ciò che ci è stato detto nella presentazione, ma se la luce ci aiuta, speriamo, vi faccio vedere un attimo le caratteristiche fisiche del terminale. Come vedete, i tasti sono stati spostati su schermo e non più sulla cornice posteriore, che risulta comunque presente. E sopra e sotto le due casse classiche di HTC, con sul frontale la fotocamera da 5 megapixel e che permette, come ci è stato detto, dei selfie di ottima qualità. Andiamo a vedere il lato sinistro, con lo slot per la micro SD, importante l'espansione di memoria su questo nuovo One. Superiormente vediamo il tasto di, se riusciamo a vedere, il tasto di accensione, spegnimento, blocco, sblocco, e da qualche parte sotto questa cornice è anche integrato il sensore infrarossi per usare il terminale come telecomando, con tutti gli usi che l'infrarosso permette di fare, e il sensore di prossimità e luminosità sul frontale, mentre sul lato destro troviamo l'ingresso per la card e il bilanciere del volume per la SIM, ovviamente. E sotto, sempre se riuscite a vedere, c'è l'ingresso micro USB e il jack da 3,5 per le cuffie. Posteriormente non possiamo non notare la grande camera ultra pixel con la camera secondaria, che serve per tutte le elaborazioni che abbiamo detto in precedenza, con un doppio flash con due tonalità diverse, che serve per dare una luce più naturale alle nostre foto scattate con flash. E per quanto riguarda l'ergonomia, per questo poco uso che ne possiamo fare, possiamo dire che, nonostante le dimensioni generose che abbiamo visto all'inizio, si tiene davvero molto bene in mano. Anche la forma stondata permette di un grip superiore rispetto ad altri terminali delle stesse dimensioni. E lo schermo è da 5 pollici Full HD, e
che risulta davvero bello alla vista. È un LCD, proviamo a vedere se riesco a aumentare la luminosità al massimo. Voi vedrete tutto nero, ma quello che ci interessa è lo schermo che spiccherà nell'inquadratura. Come ultimo confronto andiamo a vedere ad esempio un altro terminale con schermo di dimensioni notevoli, che è un LG G2 che abbiamo qua a disposizione. Sovrapponendo possiamo vedere che le dimensioni sono molto simili, ovviamente leggermente più grande One a causa delle sue ottime casse frontali. E quindi non vediamo l'ora di provarlo in modo più esauriente durante le prove in redazione, sperando che ci arrivi piuttosto presto. Chiederemo ad HTC una corsia preferenziale. E per questa preview da Milano per la presentazione di HTC Italia è tutto. Un saluto da Alessio per AndroidBlog.it.